Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono passati 6 anni dopo il 31 gennaio 2015. Era ora di pranzo quando le Camere lo eleggono con 665 voti, nonostante ne bastassero 505, segno di una convergenza amplissima. Nato a Palermo, è il 12° Presidente della Repubblica e quando le Presidenti di Camera e Senato gli comunicano ufficialmente l'esito a Palazzo della Consulta, queste le sue prime parole. Pensiero va soprattutto, anzitutto, alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. Garante dell'unità nazionale, il giorno del giuramento insiste su un tema centrale nel suo mandato. L'esigenza di recuperare il senso dell'unità del nostro Paese, che dia e consenta ai nostri concittadini di sentirsi davvero parte di una comunità. Fortissima la convergenza con i temi del pontificato di Francesco, che il 10 giugno del 2017 riceve al Quirinale. Santità, nell'impegno a favore degli ultimi, che continua a risuonare nelle sue parole, l'Italia ha sempre potuto fare affidamento sul sostegno della Chiesa Cattolica. Più di recente, con la pandemia, il Presidente è stato punto di riferimento per il Paese smarrito e forse resteranno emblematiche le immagini dello scorso 25 aprile, quando è salito all'altare della Patria in solitaria, ma portando tutto il Paese con sé. Commovente anche l'abbraccio della folla, fra cui tanti giovani, nella visita a Codogno, primo focolaio del virus. Fra 6 mesi scatterà il semestre bianco, che durerà fino a termine mandato, ma quelli che lo aspettano sono giorni intensi, come lui stesso ha detto nel discorso di fine anno. Quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest'ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela. È un uomo, come gli italiani hanno imparato a conoscerlo, di poche e ben pesate parole. È un uomo cresciuto nella cultura della mediazione e della complessità che erano care a Aldo Moro, e è un uomo che rifiuta le interferenze con gli altri poteri dello Stato, cioè Parlamento, Governo, magistratura, per assumere invece un ruolo di arbitro non interventista, come sono stati diversi i suoi predecessori al Quirinale. Di più, parla per gesti. Ora Mattarella va verso il suo ultimo anno di mandato ed è un periodo difficilissimo per il Paese. Rischiamo qualcosa di più che una crisi politica, una crisi di sistema, ma siamo sicuramente in buone mani.